La chiamano operazione trasparenza sugli eventi dell'estate aquilana, per cui sono stati impegnati 2 milioni e 170 mila euro. E l'intervento dei consiglieri di opposizione in consiglio comunale Anna Lucia Bonanni, Stefano Albano, Lelio De Santis, Angelo Mancini, Stefano Paolumbo, Paolo Romano, Elisabetta Vicini e Giustino Masciocco. E proprio quest'ultimo sottolinea che non si discute sulla qualità dei cartelloni, compresa la perdonanza, ma lo scopo dell'intervento è quello di far sapere alla cittadinanza come è stata impegnata una simile somma di denaro. C'è circa 2 milioni e 200 mila euro, 1 milione e 7, 1 milione e 8 per la perdonanza, il resto per i cantieri dell'immaginario, cinema sotto le stelle, aspettando la perdonanza. Il discorso qual è? Che il comitato perdonanza aveva previsto di spendere 800 mila euro, di cui circa 600 mila per gli artisti, quindi non è vero che gli artisti sono venuti gratis, ma sono stati ospitati, è stato dato un rimborso spese, perché l'unico concerto che c'è stato è quello di Max Pezzali, ma non valutiamo come è stato il cartellone estivo, perché questo lo hanno già deciso i cittadini, hanno partecipato, anche se non numerosi perché erano contingentati rispetto al Covid. Però noi abbiamo fornito alla città un ulteriore pezzo, quello che mancava, cioè costo-beneficio. Gli abbiamo detto quanto è costata questa manifestazione. Dopodiché sono loro, i cittadini stessi, che si faranno un'idea, perché quando tu assegni 2 milioni e 2 per un cartellone estivo vuol dire che fai una scelta politica, vuol dire che non finanzi altri tipi di attività. Quindi poi il risultato, se è corretto o non è corretto, se c'è consenso o non c'è consenso, questo lo si vedrà poi successivamente nelle elezioni. L'importante è fornire ai cittadini tutti i dati per poter fare la loro valutazione. Quindi tutto quello che loro hanno visto durante quest'estate è costato 2 milioni e 200 mila euro, di cui 1 milione e 8 solo per la perdonanza.